tempi di Gesù sono strani. Viene a sapere che Lazzaro è grave e ritarda anziché correre dall'amico. Non solo, ringrazia il Padre quando si trova lì davanti alla tomba, non dopo aver ottenuto la vita dell'amico, ma prima. Che strano. E infine Gesù piange pochi minuti prima di farlo risorgere. Ma che senso ha? I tempi di Gesù vanno oltre la morte, che invece per noi è il tempo utile massimo. Ma accanto ai tempi, il racconto di Giovanni ci rivela anche i luoghi di Gesù. Lui ci introduce nel luogo dei suoi affetti, che è la casa di Betania, quella che era il suo appoggio quando si trovava a Gerusalemme ed era diventata anche il suo rifugio spirituale dove trovava le persone a lui più care. Con gli apostoli Gesù era il maestro, con Maria, Marta e Lazzaro era l'amico. Gesù voleva molto bene a Marta, a sua sorella e a Lazzaro. Mi impressiona essere voluti bene dall'amore assoluto. Dai brividi, brividi di gioia. Con tutto questo, ripeto, Gesù non corre al capezzale. In pratica Lazzaro lo lascia morire. E ribadisco, gli voleva molto bene. È fin troppo chiaro che mentre per noi la morte è il male estremo, per Gesù no. Per Gesù ci può stare. Può addirittura far gioco per la gloria di Dio, che qui viene considerata molto, molto più importante della morte. Anche i rimproveri di Marta e Maria, che usano le stesse parole, Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Neanche questi rimproveri inquietano Gesù. Se noi ci siamo, esistiamo, è per essere la gloria di Dio. E Dio, il Dio di Gesù, ha una passione: aprire strade impossibili. Quando noi ci sentiamo in trappola, Lui scova pertugi e addirittura spalanca pianure. Lo abbiamo sperimentato anche noi. Quante volte ci siamo trovati in difficoltà, senza vie d'uscita, con le spalle al muro, stanchi, sfiduciati, insomma in un momento di morte. Magari il lavoro in crisi, l'incomprensione con persone care, un cedimento nella salute, una delusione da parte dei figli. E quante volte, in modo impensato, ci si è aperta davanti una strada. Sì, persino la morte ha una strada aperta davanti, anche se questa apertura noi la vediamo solo oltre, dopo averla vissuta, la morte. Questa è la specialità di Dio, così come ce l'ha fatto conoscere Gesù. Questo è il Dio cristiano, il Dio che imbocca le strade senza uscita e le apre.